Prepariamo al volo per la prima sera qui in Puglia e stiamo semplicemente andando a cercare un posto carino dove fare apericena o comunque cena. Allora, io in questo periodo mi sono innamorata di questa CC Cream di Herborian, che adesso vi mostro. Nel momento in cui viene applicata è bianca, nel momento in cui invece la si va a stendere diventa colorata, ma sulla pelle non si avverte proprio, è come se si applicasse una crema, quindi rimane super super leggera. Contour di Charlotte, la ciglia con la pomada di Benefit, fisso il contouring con questa terra di NARS, anche perché in questo modo viene anche un po' più accentuato, con la partecipazione di un blush molto importante che va messo davvero in una quantità invisibile e minima, perché è di una pigmentazione infinita. Guardate solo con questo puntino quanto colora. Conto 60 secondi mentre piego le ciglia, 1, 2, 3, 4. E poi sto provando il nuovo mascara di Huda Beauty. Questa è la differenza con una passata tra un occhio e un altro. Per quanto riguarda i capelli, sto cercando di farli leggermente mossi. Vediamo che cosa esce fuori. In teoria questa è una piastra a vapori che fa liscio perfetto e sinceramente non ho mai provato a farci i capelli mossi e non sono sicura di quello che uscirà fuori. A me mi parano più lisci di prima sti capelli. Cioè, non so che cosa è uscito fuori, sinceramente. Nulla. So come prima. 808 di Kylie. Il labello alle more. Che ci sta bene con questo outfit. E vi dirò di più. Ne aggiungiamo pure un po' qui. Tanto per fare più rosso. Adoro. Questo è il look finito, mi piace un sacco come prima, però adesso ve lo faccio vedere da un'altra parte. Eccoci qua, qui si vede molto meglio, vestitino di Shane, pochettina di Zara, ciabattini di Zara, orecchini di Stradivarius, ciao!